dal consigliere comunale di opposizione di Teggiano con Antonio D'Elia, che nei mesi scorsi ha annunciato la sua decisione di dichiararsi indipendente, staccandosi dalla maggioranza del sindaco Michele Di Candia, parte l'attacco contro il primo cittadino, chiedendo lumi su alcune decisioni assunte dalla sua giunta. Con un manifesto pubblico affisso nella giornata di ieri per le strade di Teggiano, il consigliere D'Elia attacca il sindaco su alcune questioni di interesse pubblico ed anche in riferimento al suo recente viaggio negli Stati Uniti d'America, dove ha presenziato per le celebrazioni del 50° anniversario dalla costituzione del Club San Cono in America, che riunisce tanti emigrati teggianesi negli Stati Uniti legati dalla fede e dalla devozione verso San Cono, oltre che dall'amore verso il territorio natio. Alle celebrazioni per l'anniversario del club statunitense di Teggiano era presente anche Michele Di Candia nella sua veste di primo cittadino di Teggiano, che ha omaggiato il club di una medaglia, dono dal costo massimo di 2.500 euro e che, secondo quanto riferisce nel manifesto pubblico il consigliere D'Elia, sarebbe stato sostenuto dal comune di Teggiano, così come l'ente avrebbe anche sostenuto, sempre come riportato sul manifesto, le spese di viaggio per il quale è stato chiesto il rimborso dal sindaco. Ma sotto accusa non è solo il viaggio in America. Il consigliere comunale con Antonio D'Elia si sofferma anche su due opere di grande interesse collettivo per il cui completamento mancano ancora date certe, come nel caso dell'aviopista, o date di inizio lavori di rifacimento, come nel caso del campo sportivo comunale. Con Antonio D'Elia, oltre a denunciare alcune decisioni dell'amministrazione comunale su cui chiede chiarezza, chiede risposte certe sulle due opere. Per ciò che riguarda l'aviopista, che ormai da anni è ferma al palo, il consigliere indipendente chiede quando sarà completata. Per ciò che riguarda invece il campo sportivo, D'Elia chiede al sindaco Di Candia quando Teggiano potrà avere un nuovo campo di calcio o quantomeno quando saranno realizzate opere di riqualificazione sulla struttura esistente, dato che al momento le squadre sono costrette a giocare a porte chiuse.